Meglio fermarsi in tempo che riempire fino all'orlo. Il liquido che raccogliete con le mani trabocca se ne versate troppo. Affilate troppo una lama e non ne conserverete il filo. Riempite le vostre stanze d'oro e giada e non le renderete sicure. Colmatevi di onori e di orgoglio e andrete verso il fallimento. Quando avete terminato l'opera, ritiratevi. Questa è la via del cielo. Vivere l'umiltà. Essendo sempre in un continuo stato di creazione, il Tao sa precisamente quando la misura è colma. Nel profondo di noi stessi avvertiamo che questo principio organizzatore di doni incondizionati sa qual è il limite. Perciò non c'è motivo che mettiamo in dubbio le quantità che il Tao ci offre. La sorgente creatrice è armoniosamente equilibrata secondo il principio dell'umiltà illustrato nel nono capitolo del Tao Te Ching. Il Tao ha la capacità di generare ogni cosa in quantità che lascerebbero stupito un osservatore. Tuttavia la sua delicata umiltà sembra sapere quando ci sono abbastanza alberi, fiori, api, ippopotami e ogni altra creatura vivente. Il Tao rifugge l'eccesso. Non ha bisogno di mettere in mostra la sua illimitata capacità di creare. Sa esattamente quando fermarsi. Questo capitolo ci invita ad essere in rapporto spirituale con questa caratteristica del Tao. Riempire la vita di beni, piaceri, orgoglio e attività, fino al punto in cui ovviamente più diventa meno indica che siamo in armonia con l'ego, non con il Tao. Vivere l'umiltà significa sapere quando è il momento di dire basta, di lasciare andare e di godere dei frutti della nostra fatica. Questo capitolo fa una chiara analogia tra l'inseguire prestigio, più soldi, più potere, più approvazione, più roba, e il limitare un coltello quando questo è già affilato al massimo. Naturalmente, continuare porterebbe solo a spuntarlo, ed è ovvio che una punta affilata rappresenta la perfezione. Lao Tzu ci consiglia di stare attenti ad accumulare grandi ricchezze e metterle da parte. Tale pratica ci induce a spendere buona parte della nostra vita a mantenere al sicuro la nostra fortuna, mentre allo stesso tempo sentiamo il bisogno di dover avere di più. Egli suggerisce di essere soddisfatti a un livello tale da favorire il vivere con umiltà. Se si desiderano ricchezza e fama, dobbiamo sapere quando è ora di ritirarsi da questo circolo vizioso e vivere come il Tao. Questa è la via del cielo, in contrapposizione al mondo in cui viviamo, che è schiavo del più. Possiamo diventare più consapevoli del fatto che la pubblicità viene creata innanzitutto per vendere prodotti e servizi, convincendoci che abbiamo sempre bisogno di qualcosa di nuovo per poterci sentire felici. Gli analisti possono anche dirci che l'economia è in calo se non continua a crescere, ma noi siamo in grado di comprendere che la crescita eccessiva, come un cancro, alla fine distruggerà se stessa. Possiamo vedere i risultati degli eccessi di produzione negli ingorghi che si verificano nella maggior parte delle autostrade. Oggigiorno ci vuole più tempo ad andare da un capo all'altro di Londra di quanto ce ne volesse prima dell'invenzione dell'auto. Vediamo in azione questo principio anche ogni volta che andiamo a fare acquisti. Io lo chiamo sovraccarico di scelta. Antidolorifici per mal di schiena,
dolori mestruali, mal di testa, dolori articolari, al mattino, alla sera, in capsula o liquidi o in polvere? E questo sia quando compriamo della carta igienica, sia quando compriamo un'aranciata o qualsiasi altra cosa. Credo che Lao Tzu ci mandi, dalla sua antica ottica, il seguente moderno messaggio. Arrivate ad imparare il concetto radicale del quando la misura è colma. Prendete questo impegno anche quando vivete in un mondo ormai assuefatto all'idea che non si ha mai abbastanza del tutto. Per parafrasare Lao Tzu, fate il vostro lavoro e poi fate un passo indietro. Esercitate l'umiltà piuttosto che l'ostentazione e il consumo incontrollato. La crisi di obesità del mondo occidentale, soprattutto in America, è un risultato diretto del non comprendere e del non vivere. La semplice saggezza del nono capitolo del Tao Te Ching. Mangiate, ma fermatevi quando vi siete sfamati. Continuate a riempire di cibo un corpo. Sazio significa rimanere intrappolati nella convinzione che ancora qualcosa in più è ciò che vi procura felicità. E questo è vero anche per quel che riguarda il riempirsi di qualsiasi simbolo artificiale del successo. Pensate invece all'infinita saggezza del Tao che dice: meglio fermarsi in tempo che riempire fino all'orlo. Abbastanza non significa solo abbastanza, ma essere in sintonia con la perfezione dell'eterno Tao. Cercate la gioia nelle vostre attività piuttosto che focalizzarvi nel programma dell'ego. L'ego vuole che voi raccogliate sempre più ricompense per le vostre azioni. Se siete in condizioni di riuscire ad apprezzare amorevolmente ogni momento della vostra vita presente, significa che vi state liberando dell'assurda idea che siete qui per accumulare ricompense ed onorificenze per i vostri sforzi. Cercate il piacere in ciò che state facendo, piuttosto che nei vantaggi che vi dovrebbe portare alla fine. Cominciate ad avere fiducia in quella saggezza infinita che vi ho fatto nascere in questo mondo materiale. Che vi ha fatto nascere in questo mondo materiale. Dopotutto sapeva esattamente il momento in cui sareste arrivati qui. Non ha detto: se 9 mesi creano un bambino così bello, allungherò il periodo di gestazione a 5 anni, no? Il Tao dice che 9 mesi sono perfetti. È quello che serve e non avete bisogno di più tempo. La prossima volta che vi trovate invischiati nel desiderio di avere di più, fermatevi e pensate al Tao. Questo principio creatore comprende interamente l'idea che quando il lavoro è ultimato, allora, per l'amor di Dio, è ora di fermarsi. Come consiglia Lao Tzu, questa è la via del cielo. Perché mai scegliere di essere in conflitto con essa?